Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cristo Gesù.
Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 36 e 37, 12 e 13 febbraio del 1900. Trovandomi in uno stato di abbandono da parte del mio adorabile Gesù, il mio povero cuore me lo sentivo per il dolore premere come sotto un torchio. Oddio, che pena inenarrabile! Mentre mi trovavo in questo stato, come un'ombra, ho visto il mio caro bene, ma non chiaro, solo ho visto chiaro una mano che mi pareva che portava una lampada e mi ungeva la parte del cuore esacerbata al sommo dal dolore della sua privazione. Ed in questo mentre ho sentito una voce che diceva: la verità è luce che portò il Verbo sulla terra. Come il sole illumina, vivifica e feconda la terra, così la luce della verità dà vita, luce e rende feconde le anime di virtù. Sebbene molte nubi, quali sono le iniquità degli uomini, offuscano questa luce di verità, con tutto ciò non lascio da dietro le nubi di mandare barlumi di luce vivificante, onde riscaldare le anime. E se queste nubi sono nubi di imperfezione, difetti involontari, questa luce, squarciandole col suo calore, le fa svanire e liberamente si introduce nell'anima. Onde comprendevo che l'anima deve stare attenta a non cadere anche nell'ombra del difetto volontario, che sono quelle nubi pericolose che impediscono l'entrata alla luce divina. Questa mattina, dopo aver fatto la comunione, ho visto il mio adorabile Gesù, ma tutto cambiato di aspetto, mi pareva serio, tutto ritenutezza, in atto di rimproverarmi. Che cambiamento straziante! Il mio povero cuore, anziché venire sollevato, me lo sentivo più oppresso, più trafitto alla presenza così insolita di Gesù. Eppure mi sentivo tutto il bisogno di un sollievo per le pene sofferte nei giorni passati, della sua privazione, che mi pareva che vivessi, ma agonizzante, in continua violenza. Ma Gesù benedetto, volendo rimproverarmi che andavo cercando sollievo alla sua presenza, mentre non dovevo cercare altro che patire, mi ha detto: come la calce ha la virtù di concuocere gli oggetti che vi si menano dentro, così la mortificazione ha virtù di cuocere tutte le imperfezioni e difetti che si trovano nell'anima, e giunge a tanto che spiritualizza anche il corpo, e come cerchio vi si pone d'intorno e vi suggella tutte le virtù. Fino a tanto che la mortificazione non ti concuoce ben bene l'anima come il corpo, fino a disfarlo, non può suggellare perfettamente in te il marchio della mia crocifissione. Dopo ciò non so dire bene chi fosse, ma mi pareva che fosse un angelo, mi ha trapassato le mani e i piedi, e Gesù, con una lancia che usciva dal suo cuore, mi ha trapassato il mio con estremo dolore ed è scomparso, lasciandomi più afflitta di prima. Oh, come comprendevo bene la necessità della mortificazione, mia inseparabile amica, e che in me non esisteva neppure l'ombra d'amicizia con la mortificazione. Ah, Signore, legatemi voi con indissolubile amicizia con questa buona amica, che da me non so mostrarmi che tutta rustichezza, e quella, non vedendosi da me accolta con buon viso, mi usa tutti i riguardi, mi va sempre risparmiando, temendo che le abbia a voltare le spalle del tutto, e mai compie con me il suo bello e maestoso lavorio, poiché, stante che stiamo un po' lontane, non giungono le sue mani prodigiose fino a me, in modo da potermi lavorare e presentarvi a voi come opera degna delle sue santissime mani. Bene, abbiamo due capitoli che parlano della verità e della sua importanza, il primo. Su questo dovremmo soffermarci un pochino, e riprendono il tema fondamentale della mortificazione, il secondo, anche mostrandoci, insomma, un'esperienza straordinaria vissuta da Luisa di partecipazione
alle sofferenze di Gesù. Fermiamoci a meditare bene sul tema della verità. Gesù ha detto di sé: io sono la verità. E ricordiamo anche il dialogo tra lui e Ponzio Pilato: per questo sono nato e venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gesù dice: la verità è luce che portò il Verbo sulla terra. Ecco, San Tommaso d'Aquino dice immediatamente che la verità è una luce che illumina l'intelletto. E la verità non è altro che l'apprensione, in tutta la loro portata, di quelle che si chiamano anche tecnicamente e soprattutto le verità di fede. Una meditazione non è una catechesi, ecco, ma forse è bene ricordare che la famosa questione Galilei, tanto strumentalizzata da tanta storiografia o stampa, chiamiamola anticlericale, insomma, o antiecclesiale, insomma, non saprei come definirla, verteva solo su un punto. Non si tratta di essere nemici della scienza, un punto che era vero allora, come è vero e decisivo oggi. Cioè, Galileo aveva scoperto le scienze cosiddette esatte, quelle che noi chiamiamo le scienze sperimentali, quelle scienze che danno dei dati e dei risultati, soprattutto, che sono a livello anche empirico incontrovertibili, perché hanno la possibilità di essere verificate. Questo è proprio il costitutivo della scienza moderna, no? Allora Galileo dice una cosa molto semplice, dico, che so, una legge fisica è dimostrabile. È dimostrabile in maniera inoppugnabile, in maniera tale che vincoli necessariamente tutti coloro a cui viene sottoposta, a cui viene formulata, a cui viene presentata. La verità di fede non è così, perché la verità di fede, non essendo dimostrabile e non essendo evidente, non vincola proprio nessuno, quindi richiede appunto un atto di fede che colmi quel gap costitutivo che esiste tra l'enunciato della verità, per esempio Dio è uno e trino, e il fatto che io di questa cosa non ne ho nessuna percezione sensibile e non la posso mostrare né dimostrare. L'unica autorità che ha questa verità è, diciamo, la sua fonte, che in ultima analisi è la rivelazione, quindi in ultima analisi è Dio, ma non c'è altro. Allora, concludeva Galileo, che significa? Significa che le verità cosiddette scientifiche si situano su un piano superiore rispetto alle verità di fede. Perché solo le prime possono essere dimostrabili e dimostrate a tutti, ora e sempre, mentre le seconde no. Un discorso che sembrerebbe a primo acchito assolutamente consono, va bene, è vero. Il problema è che non va bene e non è vero. Ed è per questo che a suo tempo questo fu la reale materia del contendere, anche se poi ci furono dei particolari contingenti che uscirono fuori da questa questione di fondo. Il problema è questo: che una verità di fede, proprio perché si fonda sull'autorità di Dio, che non sbaglia né può sbagliare, ha una, come dire, pesantezza, gerarchia, rilevanza superiore a una verità scientifica, che si fonda su una legge che Dio ha stabilito
e che spesso e volentieri è valida, come dire, limitatamente, certamente ha una portata universale per quanto riguarda gli uomini viventi sul pianeta Terra, non universale per quanto riguarda tutta la durata del tempo e dello spazio. Mentre una verità di fede ha questa valenza. Nella lettera agli ebrei si trova scritto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E le verità di fede, questo è forse fondamentalissimo di tenerlo, sono vere ieri, oggi e sempre. E ripeto, hanno, cioè, è più facile che 2 più 2 faccia 5, questo era il senso della materia del contendere, piuttosto che l'inferno non esista. Capite che affermare una cosa di questo genere, come dire, dà anche una differente possibilità di qualificazione di queste verità da parte nostra. Perché se è più facile che 2 più 2 faccia 5, che non che una verità di fede sia dichiarata o di morale sia dichiarata falsa o sia dichiarata obsoleta, quando è tale chiaramente, voi capite che questo è tanta roba. Ecco perché San Paolo scrive che il giusto vive di fede. Chi oggi ha una tale percezione di fede e di morale, no? Facciamo degli esempi che possano andare anche a incidere un po' la nostra vita, no? Per esempio, le verità di tipo morale fondate sui 10 comandamenti e la loro interpretazione autentica hanno la stessa caratteristica delle verità, diciamo così, tecnicamente da definire come di fede in senso stretto. Allora, se c'è un precetto di Dio che proibisce una cosa e che ne ordina un'altra, questi precetti nella sostanza non possono cambiare nel corso del tempo. Tanto per fare un esempio, con tutte le rivoluzioni sessuali che si possano fare, sempre rimarrà un caposaldo fondamentale della dottrina della morale cattolica che solo all'interno del sacramento del matrimonio validamente celebrato tra un uomo e una donna è lecito l'esercizio della sessualità. Punto. E entro certi limiti. Punto. Al di fuori di questo contesto, qualunque uso di qualunque forma di sessualità, senza creare, come dire, categoria ad hoc di grandi peccatori, è illecito. È peccato e peccato sempre grave. Capiamo le implicanze di questa cosa. Non si tratta che qui la Chiesa si aggiorni, si cosi, si adatti ai tempi, prenda atto di alcune situazioni e quindi agisca di conseguenze. Nessuno potrebbe fare mai una cosa di questo genere. Nessuno. Perché la fede non lo permette. Quello che Dio ha rivelato non lo permette. Quindi nessuno, neanche le più grandi autorità della Chiesa Cattolica, potrebbe andare contro un precetto positivo di Dio. Nessuno. Allora, avere questa grande chiarezza, quando San Paolo scrive che il giusto vive di fede, è una cosa grossa, perché se io vivo di fede, è evidente che avrò uno stile di vita, evidentemente l'esempio che ho fatto, differente da quello degli altri uomini. Se
non desiderare la donna da altri è un precetto sempre valido, e se il desiderio parte evidentemente dagli sguardi, è chiaro che ogni donna di ogni tempo, anche di questo tempo, ovviamente in maniera certamente adatta all'evoluzione dei costumi dei tempi, ma dovrà sempre vestire in maniera femminile, modesta, elegante e casta, sapendo che se questo non lo fa, attirerà su di sé gli sguardi dei membri del viril sesso, e insieme agli sguardi i pensieri, e insieme agli sguardi e ai pensieri la possibilità di farli peccare mortalmente. Punto. Per cui voi immaginate, no? Se uno vi arriva a dire: ma a me che me ne importa, io voglio vestirmi come mi pare, voglio fare quello che voglio. Se poi un altro c'ha problemi, che non è capace di guardare una donna senza starci a fare, come dire, la radiografia, sono affari suoi, a me che me ne importa. Discorso, come dire, laicamente e ateisticamente parlando, per carità, più che legittimo, se vogliamo. Ma dentro un orizzonte di fede non è legittimo un discorso di questo genere. Qui evidentemente potremmo stare a fare una catechesi, che non è una catechesi, una meditazione, ripeto, ma si potrebbe stare a considerare a tempo indeterminato, insomma, no? A livello infinito. Quindi una verità di fede ha la caratteristica di essere immutabile quando è tale. Vera ieri, oggi e sempre. E tutti ad esse siamo sottomessi, perché il fondamento di una verità di fede, ripeto, è la rivelazione ed in ultima analisi è Dio. E non c'è nessuno che possa in nessun modo opporsi a ciò che Dio ha stabilito e ha rivelato. Punto. Allora, cos'è che offusca, dice Gesù, la luce della verità? L'iniquità degli uomini. Sebbene molte nubi, quali sono le iniquità degli uomini, offuscano questa luce di verità, con tutto ciò non lascio da dietro le nubi di mandare barlumi. È chiaro che anche quando un'anima vivesse anche in stato di peccato molto molto grave, bisogna vedere, per poter essere raggiunto dalla verità, se nel fondo del suo cuore continua, pur vivendo lontana da Dio, quella sorta di inquietudine e di ricerca di quel qualcosa che può dare senso, colore, valore, sapore alla propria esistenza terrena. Se questo c'è, Gesù troverà il modo di squarciare anche le nubi della colpa grave. Ordinariamente, questo vale per le anime devote, per questo che dobbiamo fare molta attenzione, le nubi che sono costituite da ogni nostro comportamento, che si allontana anche minimamente dalla volontà di Dio, quando le nubi sono molto sottili, come nel caso di imperfezioni e difetti involontari, la luce della verità non fa molta difficoltà a penetrare quelle piccole barriere e illuminarci comunque. Però pensiamo a quanto è importante, specialmente oggi, accogliere e credere alle verità di fede e soprattutto conoscerle, bene, nei singoli dettagli. Perché quando diciamo il nostro amen, anche pubblico, anche per esempio dopo la professione del simbolo della fede, che è appunto una sintesi di tutte quante le verità di fede, non diciamo aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, amen, quell'amen andrebbe veramente pronunciato con una forza non indifferente. Cioè, nel senso che quello che ho detto prima è la base non solo dell'esistenza terrena, ma è la base, come dire, veritativa e assiologica universale. E questo basti per quanto riguarda le verità di fede. Vediamo adesso la mortificazione.
abbiamo già parlato nelle meditazioni precedenti. Mortificazione volontaria e involontaria, interna ed esterna. E nella mortificazione rientra, ecco perché Gesù rimprovera l'anima di Luisa anche, e per queste anime più di ogni altra cosa, la privazione sensibile di Gesù, o anche il fatto che in qualche circostanza appaia in vesti più serie. Che insieme a tante carezze ogni tanto dia anche qualche correzione, qualche rimprovero. Dice Gesù che la mortificazione è il compito di concuocere l'anima e il corpo. Quindi attenzione alla mortificazione corporale che comincia sempre dal controllo degli atti della gola. Il santo curato d'arte diceva che a tavola comincia la vita del corpo e finisce quella dell'anima. Quindi è una frase che ha detto lui, per quanto forte possa sembrare. Significa che nella nostra vita non possiamo in nessun modo fare in modo che i sensi, le passioni, perché a questo serve la mortificazione, prendano il sopravvento su di noi e lo prenderanno sicuramente se questi non sono mortificati. Per cui fa parte proprio di un percorso autentico di santificazione, di crescita spirituale, rendersi conto della necessità della mortificazione ed entrare nell'ottica che occorrerà un pochino mortificarsi da se stessi, oppure accettando con amore quelle mortificazioni che il Signore ci manda e che non dobbiamo respingere come se fossero attestati di disamore nei nostri confronti, ma sono le forme di amore più grande perché ci scrostano da tutto quello che è terra e che a Dio non piace. E ci sublimano, È bellissimo. Dice Gesù che la mortificazione giunge a tale bellezza che spiritualizza anche il corpo, come cerchio vi si pone d'intorno e vi suggerisce tutte le virtù. È per questo che i santi hanno sempre praticato, anche in maniera eroica e agli occhi di noi contemporanei, forse un po' esagerata, spesso si pensa così, o comunque eccessiva. Ecco, ma anche dinanzi agli esempi dei santi, non uno può dire, non senza, a mio avviso, una certa superbia, come se sapessimo tutto noi e anticamente non si sapesse niente, uno può dire, ma a che serve tutto questo? Gesù lo spiega che serve. E anche in parte, insomma, già le vite, le biografie, gli scritti dei santi spiegano a ciò che serve. Ecco, quindi questa dimensione della vita interiore, che ripeto, rimando alla meditazione precedente perché l'abbiamo ampiamente approfondita, non può essere assente dalla nostra vita interiore. Ripeto sotto tutti i punti di vista, una cosa molto difficile, per esempio, ma questo è un ottimo esercizio da fare, è imparare a mortificare la gola, perché noi volenti o nolenti mangiamo almeno 3 volte al giorno. Capite, c'è molta gente che si preoccupa dei problemi di gola a motivo della linea e della, come dire, attraenza e fascinosità fisica. Noi siamo completamente immersi in questo mondo.
un figlio di Dio non fa queste cose per questo motivo, un figlio di Dio fa queste cose per acquisire un sano dominio di sé ed uno spirito di mortificazione profonda. Quindi, mortificare la gola non è soltanto fare il digiuno, è anche imparare a controllare, a dosare tutto quello che noi facciamo. La vita di un figlio di Dio mortificato molte volte è sinonimo di disciplinato, nel senso che non vive a casaccio, ma cerca di mettere ordine nella propria vita, che è un'altra forma di mortificazione, e ordine nelle proprie cose, in tutto quello che fa. Senza quest'ordine è praticamente impossibile accostarsi ed entrare nel regno del divino volere. O Santa Vergine Maria, ecco, tu vuoi che i tuoi figli siano radicati fermamente nella conoscenza della verità e siano esempi viventi di adesione incondizionata e piena per la fiducia che ripongono nell'Altissimo a tutte ed ogni singola verità di fede. Tu che hai vissuto con perfezione la mortificazione universale, aiutaci a farla nostra. Perché attraverso questo travaglio possano essere purificati i sensi e le passioni e possano, come vogliamo e come dobbiamo, essere perfettamente indirizzati alla lode e alla gloria dell'Onnipotente. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santa. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.